Francesco, tornato in Vaticano, confermato Angelus e udienze dei prossimi giorni, non farà l'udienza generale. Papa Francesco, dopo la sosta a Santa Maria Maggiore all'uscita del Policlinico Gemelli, è rientrato in Vaticano passando dall'Arco del Perugino. Riprende dunque l'attività ordinaria del Santo Padre dopo i 10 giorni di ricovero in un ospedale romano per un intervento chirurgico all'addome che si è svolto senza complicazioni e con un decorso post-operatorio regolare. L'Angelus di domenica e l'udienza dei prossimi giorni sono confermati, salvo l'udienza generale di mercoledì 21 giugno, che è annullata, spiega la sala stampa vaticana, per salvaguardare il recupero post-operatorio del Santo Padre. Bimbo morto a Roma per challenge, toro, spasmodica ricerca dell'eccesso e del like a tutti i costi e assoluta mancanza di sensibilità sociale e responsabilità nei confronti degli altri, ma anche collasso del senso e scollamento totale della realtà. Per la psicoterapeuta c'è questo ed altro dietro la folle sfida che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni da parte di un SUV, con a bordo 5 youtuber schiantandosi contro l'auto su cui viaggiava il piccolo con la mamma e la sorellina. Out of Trouble, attraverso gli occhi dei bambini la devastazione della Siria. Save the Children ha presentato a Bruxelles la mostra Out of Trouble, i terremoti e la distruzione del conflitto attraverso gli occhi dei bambini, per sottolineare come i più piccoli vivono la loro quotidianità nel paese martoriato. Gianluca Ranzato, humanitarian manager dell'organizzazione: i bambini sanno di avere il diritto ad una vita felice, basta ascoltarli per poter intervenire. Il Papa nomina i nuovi nunzi in Costa d'Avorio, Pakistan e Kazakistan. Per oltre 4 anni, dal 2016 al 2020, ha girato il mondo al fianco del Papa. Adesso, per Monsignor Maurizio Rueda Belz, è giunto il momento di lasciare il Vaticano per spostarsi in Costa d'Avorio. Le decisioni del Papa hanno riguardato anche 2 paesi asiatici. In Pakistan, Francesco ha nominato come nunzio apostolico il sacerdote africano 53enne Germano Penemonte, finora consigliere di nunziatura elevato alla dignità di arcivescovo. Come nunzio apostolico in Kazakistan, il Papa ha invece destinato il sacerdote George Panamnutil, anch'egli attualmente in servizio come consigliere di nunziatura ed elevato alla dignità di arcivescovo. Giornata della santificazione sacerdotale, riscopriamo la bellezza del ministero. Ieri, giornata della santificazione sacerdotale, che coincide con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, torniamo a contemplare il cuore del Maestro, a posare il capo sul suo petto tutte le volte che ne avvertiamo il bisogno e ad attingere continuamente al fiume di grazia e di misericordia che scaturisce dal suo fianco trafitto, per riscoprire la bellezza del ministero ordinato e ravvivare il dono ricevuto. Lo scrivono in un messaggio per questa giornata di preghiera istituita nel 1995 da San Giovanni Paolo II, il cardinale Sic e il segretario arcivescovo Andrés Moreira, invitando ad implorare dal Signore il dono di tanta vocazione al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata, e ricordano lo scopo di questa giornata, che la preghiera offerta per la santificazione dei sacerdoti possa ottenere di riflesso il dono della santità di tutto il popolo di Dio a cui il loro ministero è ordinato. Rupnik dimesso dalla Compagnia di Gesù. Il provvedimento preso dopo che il mosaicista e predicatore ha rifiutato di obbedire alle imposizioni dei superiori di cambiare comunità, a accettare una nuova missione a seguito delle denunce di abusi sessuali e psicologici da parte di alcune suore maggiorenni. Il decreto di dimissione è stato consegnato il 14 giugno. Rupnik ha 30 giorni per fare ricorso. Guns Wayne torna a Friburgo dal prossimo 1 luglio. L'arcivescovo tedesco, per anni segretario di Benedetto XVI, fa ritorno per il momento nella sua diocesi di origine. Lo ha deciso Papa Francesco, come informa un comunicato della Santa Sede, specificando che lo scorso 28 febbraio il presule tedesco ha concluso l'incarico di prefetto della Casa Pontificia.